Pollicioni verdi, buonasera, benvenuti in questa nuova diretta. Spero che sia tutto quanto ok. Chiedo alle persone che si stanno collegando adesso di mandare un messaggio. Io vedo che l'applicazione qua alla mia sinistra dice che sono live. Fatemi sapere se l'audio e il video si vede. Purtroppo non so se riuscirò a vedere i commenti. Ecco, è arrivato un primo commento. Benissimo, allora credo che si veda tutto quanto. Allora, come prima cosa vi do il benvenuto e vi chiedo se vi piace questa location estiva. È un primo tentativo per cercare di fare delle cose un po' diverse. Ed ovviamente questo primo tentativo, bene, 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 stanno arrivando i primi commenti da Facebook. Siamo in diretta, sia dovremmo essere in diretta, sia sul canale Facebook che sul nostro canale YouTube, sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale YouTube. Allora, questa sera, per inaugurare questa nuova versione live in piedi davanti a questo bellissimo tavolo con tutta la nostra attrezzatura, le piante, e dopodiché qua dietro ci sono delle sorprese, volevo introdurre l'argomento di questa sera, che in realtà è un argomento parecchio serio, ma essendo questa sera domenica, volevo trattarlo in quella parte, diciamo, un po' meno scientifica e tecnica, rimandando invece a domani sera alle ore 21, nella nostra classica diretta del lunedì sera, invece un approfondimento molto tecnico ed anche ovviamente tecnico, teorico, ma soprattutto pratico per quanto riguarda il contrasto degli insetti in giardino. Allora, il problema degli insetti in giardino tocca tantissimi aspetti, perché c'è un problema legato alle piante, quindi agli insetti, sia allo stato larvale e sia allo stato adulto, che provocano dei problemi alle piante, e poi ci sono ovviamente i problemi degli insetti che infastidiscono le persone, che le pungono, che le mordono, eccetera, eccetera. Allora, questa sera volevo darvi alcuni elementi per questa seconda parte, rimandando invece domani sera a tutto l'approfondimento ben più, diciamo, pericoloso, perché se le zanzare possono dare fastidio alle persone, in realtà alcune zanzare, oltre che dare fastidio, possono dare dei problemi alla salute, pensiamo alla zanzara tigre, comunque alle zanzare che veicolano anche degli altri problemi. Quindi non sottovalutiamo anche questo aspetto e questa sera lo tratteremo non tanto da un punto di vista di prevenzione, perché per tutto quello che riguarda il combattere in maniera naturale questo tipo di problemi, domani sera lo affronteremo. Voi sapete che Besprato e il metodo Besprato è un metodo che fa uso esclusivamente dei prodotti sostenibili, di prodotti sostenibili, di prodotti naturali, e quindi non parleremo e non ci sentirete mai parlare di insetticidi e di prodotti di questo tipo. Allora, per quanto riguarda quindi i problemi al tappeto erboso che derivano dagli insetti, dalle larve che mandano le radici, dalla fantomatica Popilia giapponica che sta creando veramente dei grandissimi problemi e a catena con tutti gli altri problemi legati alla presenza di coleotteri, che creano veramente in maniera molto rapida dei problemi nel prato. Domani sera tratteremo questo argomento. E allora di cosa parliamo questa sera? Parliamo di come è possibile tenere a distanza, questa sera siamo qui all'aperto e ci sono delle zanzare, ci sono dei moscerini, ci sono anche delle zanzare tigre, come fare a tenerle a distanza in una maniera, diciamo, naturale ed anche magari creando all'interno dell'ambiente che noi andiamo a vivere anche un sistema repellente. Le indicazioni che vi darò non riguardano utilizzare dei repellenti elettrici piuttosto che modalità di questo tipo qui, ma vi farò vedere come potete creare per l'estate, probabilmente per le vacanze che saremo costretti a passare a casa per via, insomma, di questo Covid, di come creare magari all'interno della zona di relax, all'interno della zona dove fate il barbecue, all'interno del luogo del giardino dove fate giocare i bambini, dove pranzate alla sera all'aperto, come creare un luogo riparato. Come prima cosa, ovviamente, va detto che ci sono dei prodotti, che sono dei prodotti naturali, che permettono di abbattere il problema delle zanzare per un periodo, diciamo, limitato di tempo. Quindi, molto spesso, se c'è
ad esempio se dobbiamo fare una cena con gli amici in giardino, se questa sera qui ci fosse al posto di questa diretta una tavolata, probabilmente utilizzerei dei prodotti che abbattono, sono dei veri e propri insetticidi di tipo naturale che oltre che creare una repellenza, di fatto abbattono le zanzare. Sono dei prodotti a base di piretro molto concentrato, e vengono nebulizzati, ad esempio, nelle pareti, nel pavimento, e hanno, diciamo, un'azione, diciamo, mantengono l'area, la zona libera dalle zanzare per, diciamo, un 8-10 ore. Ovviamente poi ci sono anche tutti gli altri prodotti che molti di voi conoscono, che però sappiamo non avere una grande efficacia. Parlo degli zampironi, parlo di questo tipo di prodotti. Questa sera volevo soffermarmi sulla capacità che hanno alcune piante di creare un ambiente repellente per gli insetti. Sì, stiamo parlando proprio di piante aromatiche in maniera particolare, e vi farò vedere come in maniera molto semplice è possibile crearsi qualche piccolo vaso nel quale inserire queste pianticine. Quali sono le piante che hanno più potere repellente nei confronti degli insetti? In realtà la lista è lunghissima. Questa sera ve ne dirò solo alcune e vi farò vedere, in realtà avrei voluto farvi vedere mentre facevo questo lavoro, perché qua dietro a me ho tutto il necessario per creare questi vasi all'interno dei quali puoi andare a seminare le piante. Si possono anche trapiantare da piantine, qualora le troviate ancora, ma adesso, insomma, alla fine di giugno non è così facile trovare questo tipo di piantine. Quali sono le piante che hanno più proprietà, diciamo, repellente nei confronti delle zanzare e degli insetti volatili in giardino? Allora, sicuramente alcune le conosciamo, la menta, ad esempio, quindi che poi, tra le altre cose, seminarla va bene, perché poi la utilizziamo magari in un bel mojito fresco estivo, la lavanda, il rosmarino, il basilico, la calendula e anche l'erbagatta. Ecco, ve ne dico solo alcune, poi nella descrizione di questa diretta ho inserito un approfondimento nel quale troverete esplicate molte più cose, e tra le altre ho inserito anche tutti i prodotti che potete utilizzare per diminuire la presenza di zanzare in giardino, e per diminuire la presenza bisogna per forza di cose lavorare nella dinamica di diminuire la popolazione e quindi intervenire allo stato larvale con dei prodotti che anche in questo caso però possono essere, anzi sono completamente biologici. Pensiamo ad esempio al Bacillus thuringiensis, che sono delle pastigliette che andiamo a mettere ad esempio in un contenitore di acqua e che hanno una vera e propria azione di abbattimento delle larve che poi si vanno a depositare nell'acqua. Tra le altre cose, l'acqua poi la possiamo anche andare a utilizzare per irrigare le piante. Però, insomma, avere all'interno del nostro spazio dove viviamo, il giardino, delle piante, ad esempio, di basilico, ci permette effettivamente di creare un ambiente molto meno popolato dagli insetti. Allora, vi volevo far vedere quello che in realtà io volevo fare. Qui utilizzerò, vi farò vedere come avrei utilizzato tutti i prodotti che trovate comunque in Besprato, ok? Quindi qui ci sono le specie che abbiamo detto da seme, rigorosamente da seme. Voi sapete che io sono un fautore della grande superiorità del piantare la vegetazione da seme, perché dal mio punto di vista, ma non è solo dal mio punto di vista, le piante generate da seme hanno una capacità di adattamento e anche una potenza vegetativa superiore. Se non ci credete, leggete i bellissimi libri del professor Mancuso. Allora, che cosa ci serve per creare, ad esempio, una zona nella quale andiamo a condensare una serie di piante che sono repellenti? Ad esempio, nel mio caso, io avrei deciso di seminare del basilico, che magari viene buono anche per altri utilizzi, della menta,
e del rosmarino, in realtà volevo provare a mettere all'interno di questa selezione di piante la calendula, perché non l'ho mai seminata. Allora, per fare questo lavoro, scusate, mi allontano un po', ci servirà semplicemente che cosa? Un vaso. In questo caso non sono un grande amante dei vasi di plastica, a dire la verità, però insomma questo qua è un vaso, e ovviamente dovremmo, siccome sarà messo all'esterno, i vasi generalmente, questo qui è un vaso rotazionale, è anche un bellissimo vaso, sembra quasi un vaso di pietra, se lo vedete, è bello, mi piace molto, piacciono moltissimo le forme regolari. Ovviamente una cosa che accomuna tutti quanti i vasi da esterno di tipo rotazionale, quindi fatti in resina, è che arrivano non forati nel fondo, e quindi se li mettiamo all'aria aperta è necessario ovviamente forarli per permettere all'acqua poi di drenare. Questo è il bello, non so se si vede, lo inquadro un po' da vicino, c'ha anche i prefori, per cui viene veramente molto molto semplice forare e fare il drenaggio. Lo appoggio qui un attimino perché vi spiego come io generalmente, in realtà vediamo che qua impalla un po' la luce, vediamo di metterlo un po' più, ecco, che così si vede un po' meglio. Allora, generalmente quando utilizzo questo tipo di vasi sono solito stendere nel fondo un piccolo strato di lapillo oppure di altri inerti per far sì che i fori non si tappino, e poi sopra questo lapillo vado a mettere un po' di tessuto, non tessuto bianco, per evitare che poi il terriccio, la sabbia o le cose vadano nel fondo e vada magari a ostruire, perché va, o magari a uscire dai fori perché percola all'interno del lapillo. All'interno ovviamente di un vaso di questo tipo qui andremo a riempirlo, in questo caso il mio suggerimento è, allora mettiamo giù questo, non so se si vede, tutti quanti generalmente i vasi sono fatti con un bordicino, così. Io consiglio di riempire di terriccio, di un terriccio universale, ovviamente quando utilizzate i terricci fate sempre la riflessione su quale è giusto utilizzare, perché ovviamente i terricci che contengono la torba sono degli ottimi terricci, sappiamo che la torba è un elemento per lo sviluppo delle piante molto potente, perché ha un quantitativo di sostanza organica molto alto. Cosa vi devo dire? Ve lo devo dire, insomma, lo sapete, mi conoscete oramai, io sono molto contrario all'utilizzo della torba, perché la torba, per formarsi la torba, c'è bisogno veramente di centinaia, se non migliaia di anni per creare i sedimenti di torba. E le zone dove viene estratta la torba, andate a vedere su Google, scrivete su Google torbiere, e vedete che sono veramente dei depauperamenti della botanica. Generalmente poi i luoghi dove viene estratta la torba sono dei veri e propri oasi ecologiche. Molto spesso sono degli acquitrini, perché la torba per formarsi ha bisogno che la struttura vegetale si depositi in una zona e l'aria se ne vada via, e tramite l'acqua l'aria se ne va via, quindi viene bene impregnata, e sono generalmente proprio nelle zone di flussi migratori, quindi le torbiere sono veramente un qualcosa che secondo me andrebbe superato. Ci sono degli stati, delle nazioni che hanno vietato l'estrazione della torba, la Svizzera e alcuni paesi nordici tra i primi a farlo. La buona notizia è che ci sono delle alternative, magari sono delle alternative che non sono estremamente performanti come la torba, però poco male, riusciamo comunque ad ottenere un qualcosa di, da un punto di vista organolettico, molto superiore alla terra normale. Mi allontano un attimino per farvi vedere un prodotto, questo è un prodotto di cui vado fierissimo, vediamo, lo metto qua senza impallare dalla luce, eccolo qua, questo è un prodotto del mio amico Gianluca Dorni, alcuni di voi probabilmente se lo ricorderanno, non era questa versione, questo è un prodotto che molti anni fa veniva anche distribuito dalla Coop, adesso lo trovate praticamente in esclusiva su Best Prato. È un terriccio salvaclima, l'abbiamo chiamato, il quale praticamente è completamente privo di torba e ha delle caratteristiche, delle proprietà, qua vedete tutte le piante, il basilico, queste piante, e il mirtillo, tutto, no, il mirtillo no, perché è un acidofila, e la felce, sono tutte quante trapiantate utilizzando un terriccio universale privo di torba.
fidatevi che l'effetto finale è un effetto assolutamente di altissimo pregio. Una volta che noi abbiamo riempito, ovviamente possiamo utilizzare o tutto quanto terriccio o un mix di terriccio assieme a della terra normale, magari della terra del giardino che andiamo a prendere, andremo a fare la vera e propria semina, cioè andremo a posizionare, ad esempio in questo caso la lavanda è un ottimo repellente. I semi di lavanda sono veramente molto molto piccoli, io non credo che si vedano, no? Per cui andremo a creare una buchetta, magari anche due o tre buchette in una piccola zona, magari a distanza di 10-15 cm, poi andremo a posizionare questi semi. La cosa importante è non coprirli, quindi andremo semplicemente a pigiarli un po'. Adesso non so dove mettere queste cose, perché buttare via proprio non mi piace. Okay. Andremo a pigiare un po' e andremo a bagnare. Ovviamente adesso non sarebbe la stagione giusta per fare questo, perché adesso fa troppo caldo, quindi mi raccomando, questi vasi non metteteli al sole. Dobbiamo mantenere, adesso c'è una temperatura di 27, 28, 30 gradi, magari all'ombra c'è un po' più fresco, perché sono temperature un po' elevate. Però, insomma, abbiamo da adesso fino alle vacanze un mese e mezzo di tempo per riuscire a creare la nostra bella pianticina. La cosa importante è che il terreno va mantenuto umido fino alla completa germinazione. Ovviamente quando fa così tanto caldo può essere un problema. Allora io solitamente cosa faccio? Con un semplicissimo telo in polietilene trasparente vado a coprire il vaso, vado a metterci un po' di peso in maniera tale che l'acqua dal vaso non evapori. È un po' la stessa tecnica che si utilizza quando si fanno le talee, che si prende una bottiglia e la si mette al contrario sopra la pianta per evitare un'eccessiva evaporazione. Generalmente dopo 3-4 giorni già inizia a spuntare la piantina, a questo punto potremmo andare a togliere quel telo lì e magari andarlo a sostituire, fino a che la piantina non è grande, con comunque una protezione di questo tipo che magari evita che qualche uccellino un po' cattivo ci vada a creare qualche problema. Una volta che la pianta è nata, dovremo semplicemente irrigare. Una cosa che mi sono dimenticato di dire, qui non ce l'ho, ovviamente assieme al terriccio, se volete proprio fare i super fighi, potete mescolare le famose micorizze, ok? E anche dello stallattico pellettato, che ma male non fa, così avrei creato un ambiente di spinta alla prima vegetazione molto molto potente. Ovviamente tutti questi prodotti, dallo stallattico pellettato, micorizze, vasi, semi, torba, non torba, scusate, terriccio senza torba, teli, controteli, tessuti, non tessuti, sono tutti prodotti che ovviamente trovi in Besprato. Una cosa che mi raccomando molto in questa stagione, quando si fanno questo tipo di operazioni praticamente a estate piena, è quella di un occhio continuo all'irrigazione della pianta, perché potrebbe effettivamente andare molto facilmente in sofferenza. Quando le piante avranno raggiunto questa dimensione qui, ok, hanno già iniziano ad avere già un forte profumo, e per cui vi assicuro, io questa sera qua e sono esattamente all'aria aperta, è vero che ho tutta la parte naturale del giardino di Besprato, là c'è la menta selvatica, e quindi insomma c'è una situazione molto favorevole al fatto che non ci siano molti insetti, però sono cose che funzionano. Se poi questo tipo di strategia, è una strategia un po' che questa sera volevo presentare in maniera un po', insomma, domenica sera, un po' leisure time, come si dice, non so bene la mia pronuncia in inglese, insomma, alla domenica sera non è che vogliamo lì sentire Fabio che parla di contenuti del Bacillus thuringiensis, di quanto fly mettere e la popiglia giapponica, come si fa. No, volevo fare un po' una diretta così, che è introduttiva, poi invece domani sera andremo nel dettaglio di come tenere distante dalle radici del prato gli insetti, che sono veramente un problema. Perché? Perché vanno a creare danni permanenti al tappeto erboso. Diciamo questa diretta si conclude qui. Ovviamente ti chiedo se ti è piaciuto, se ti piace questa nuova location, se ti piace io che faccio
questi video in piedi. Mi scuserete se sono un po' emozionato questa sera e sto veramente sudando e mi muovo probabilmente come una biscia, ma è che è la prima volta che provo questo software, ho un microfono qui, ho le luci che mi stanno facendo sudare e avevo una dannata paura che arrivasse uno sciame di zanzare a pungermi mentre facevo una diretta per risolvere i problemi di questo tipo. Quindi ti ricordo, magari spero che questo video si stia vedendo anche su YouTube, guardo un attimino nel computer, non vedo nessun commento da YouTube, il che mi fa pensare che molto probabilmente su YouTube la diretta non c'è. Vedremo domani magari di risolvere questo problema, su Facebook sicuramente c'è, vediamo un po', magari se c'è qualcheduno che sta ascoltando la diretta su YouTube, se fate qualche commento, però non lo so, nella chat probabilmente, vediamo un po'. Allora, prima di chiudere completamente, rispondo come mio solito, mi avvicino un po' al computer, scuserete se cambio la visuale, vediamo di rispondere a tre domande, tre di numero, vedo effettivamente che non c'è neanche un commento da YouTube, quindi molto probabilmente, you are live, no. Su YouTube il sistema mi dice che è live. Vabbè, poco importa, non ci sono i commenti, il che mi dispiace un po', perché in realtà le dirette che a noi, quelle che facciamo solitamente, sono su YouTube. Vediamo se qualcheduno, tutto perfetto, su Facebook. Va bene, allora, vediamo, intanto invito, se c'è qualche persona che sta vedendo questa diretta su YouTube, a mettere un commento in maniera tale da farmi capire che sta funzionando, che funziona l'interazione, perché è una cosa importante. Allora, vediamo un po', Yolanda Di Simone mi fa una domanda, mi chiede: ciao Fabio, nel programma di concimazione annuale di giugno c'è scritto che si possono unire Always e Pregade, ma il primo ha la dose per 10 litri d'acqua e il secondo per 15 litri d'acqua, come mi regolo con le proporzioni? Grazie della domanda, Yolanda. Allora, diciamo che sono due prodotti che devono essere dati da un punto di vista fogliare e non c'è un litraggio corretto, cioè proprio dipende molto dalle condizioni di caldo. Solitamente si tende a fare 15 litri quando c'è tanto caldo e a farne 10 quando c'è un po' più fresco. Quindi, siccome l'Always generalmente viene dato sia primavera che in estate, ovviamente c'è un po' di differenza. Considera che 10 litri comunque vanno bene. Ok, andiamo avanti. Io ancora palpitante aspetto qualche commento da YouTube, ma non arriva un bel niente. E probabilmente adesso ho capito perché ho fatto la diretta in un canale YouTube. Sono un testone. Va bene, dai, abbiamo capito il motivo. Allora, andiamo avanti. Allora, facciamo altre due risposte, scusate, andiamo, facciamola vedere questa. Giuseppe Cifaldi: ciao Mastro Policioni, ma posso fare un cocktail di pre-stress help e olio di neem? Allora, da dare dove l'olio di neem? Nel prato ha poco senso, quindi mi viene da dire di no. L'olio di neem, che tra le altre cose è un ottimo insetticida per la pelle, io lo utilizzo, unge, è vero, è un olio, quindi magari all'interno di Ubestrato, tra l'altro, abbiamo appena inserito dei prodotti proprio gli autan, anche gli autan naturali, quindi se avete bisogno di quel prodotto. Però l'olio di neem mescolato con un po' di sapone molle per renderlo ancora più, è possibile spalmarsi, ok? Andiamo a vedere questa domanda di Andrea, che saluto, Andrea Favalli. Ciao Fabio, mi scrive: Fly va bene solo in prevenzione, ho fatto alcuni trattamenti a maggio e giugno, ma temo di avere alcuni punti colpiti da larve. Metà e metà, ovviamente agisce, tu devi considerare, Andrea, che il Fly è Metarhizium anisoplie e Bovera bossiana. Che cosa sono questi? Sono dei funghi che parassitizzano le larve. Quindi non è tanto in prevenzione, vanno proprio ad agire sulla larva, ok? Quindi sono trattamenti che vanno fatti con costanza, dal mio punto di vista, ovviamente io lo dico, tutta l'estate, ok? Tutta l'estate.
Andiamo avanti, andiamo a vedere Antonino Sierra, saluto, ciao Antonino. Ciao Fabio, nonostante abbia seguito il programma alla lettera, ho delle zone che stanno seccando. Aia, potrei iscriverti e inviarti foto in privato, grazie in anticipo. No, non è possibile Antonio, perché siete iniziati ad essere veramente tantissimi. Però all'interno del blog di Besprato c'è un articolo molto articolato che ho da pochissimi giorni ampliato, in cui sono messe tutte le cause degli ingiallimenti. Le cause degli ingiallimenti sono veramente tante, ma tante, tante, tante. Anche la presenza di una larva di coleottero, di un maggiolino, di una larva di maggiolino, di un curculionide, di una tipula, di una notua, è in grado di creare un disseccamento. Un dry spot crea disseccamento. Insomma, le cause dei disseccamenti, domani sera ne parleremo un po'. Allora, Massimiliano, andiamo avanti con qualche domanda, perché così prendo un po' di dimestichezza con questo nuovo strumento, che anche per me, insomma, sono le prime armi. Vi piace questa modalità di fare le dirette, me in piedi? Fatemi sapere nei commenti se vi piace, mettete un bel mi piace se vi piace. Se invece non vi piace, mettete, sapete, la faccina quella incazzata, quella così. Allora, è normale avere dopo due mesi dalla semina dei fili d'erba molto sottili, non parlo di prato in ombra, è abbastanza normale, Massimiliano. Certo, generalmente in due mesi si struttura, però dipende dal miscuglio che hai utilizzato. La festuca rondinacea, per raggiungere lo suo spessimento, necessita di tre mesi. Il loietto è più fine, magari hai all'interno di quel miscuglio anche delle festuche fini, come la rubra, per cui quella non ti puoi aspettare che si allarghi più di tanto. Diciamo, ultime due domande, sì, sono le 9, quindi chiudiamo alle 9 in punto, così abbiamo fatto mezz'oretta. Allora, Roberto, mettiamo... Fabio, volevo un tuo consiglio. Posso dare Defend più WaterX più Always alla sera per irrigare la mattina per farli arrivare al terreno? Allora, è una bella domanda, Roberto. Il mio consiglio è no. Allora, i motivi sono tanti. Ho fatto una diretta sabato mattina e mi sono svegliato. Io mi sveglio prestissimo. Mi sveglio alle 5:30, 5:20. 5:20, 5:30, 5:15, quello lì. Allora, il mio consiglio è non fare quella strategia lì, perché rischi comunque di bagnare il prato la sera, perché devi irrorare, quindi mantieni l'umidità tutta la notte, e poi potrebbe, se magari invece di notte non c'è rugiada, non c'è cosa, potrebbe rimanere un po' troppo sulla foglia. Allora il mio consiglio piuttosto è, quando devi fare questo tipo di trattamenti, metti la sveglia molto presto, e se hai una pompa come quella che utilizzo io, cioè carrellata, è veramente di una grande banalità, quindi io sono stato veramente 10 minuti. Okay? Magari puoi preparare i prodotti alla sera, anche se generalmente si dice di darli entro le 2-3 ore dalla preparazione, per cui secondo me è meglio evitare, Roberto. Un'altra tua domanda, vabbè, ti ho selezionato di nuovo, ormai è venuta fuori. Le pastiglie di Culinex di Bacillus thuringiensis posso sciogliere nell'acqua e distribuire il preparato nella botte irroratrice e darlo al prato? Allora, lo puoi fare, però ha poco senso. Perché? Perché il Bacillus thuringiensis vive in acqua. Il thuringiensis ha bisogno dell'acqua. E tra l'altro il target suo sono le larve di queste zanzare, deposito delle uova nell'acqua. Quindi ha poco senso darlo al prato. O meglio, potresti dare, perché vuoi dare il thuringiensis, ma in quella forma lì non va bene. Eccola qua, un'altra domanda, Michele Cumiento, che saluto, pollicione verde, prima volta che leggo una tua domanda. Allora, ciao Fabio, che differenza c'è tra Always e Soccorre? Sono simili. No, sono due cose abbastanza diverse. L'Always ha gli idrolizzati proteici, è un idrolizzato proteico insieme agli acidi umici, un prodotto che io considero il prezzemolo, cioè il prodotto che un bravo giardiniere amante del tappeto erboso deve assolutamente sempre avere. Andiamo avanti, ci siamo quasi, 20:59, ancora due o tre domande. Allora,
Ciao Fabio, è tardi per dare help con questo caldo, quanto dura il suo effetto? Assolutamente no, Matteo, è il momento perfetto ed è il periodo suo per darlo. Help è un prodotto della Botox che trovate in Vesprato e che fondamentalmente è una concimazione bilanciata di tipo fogliare, quindi la puoi dare anche quando fa molto caldo. Ovviamente, Matteo, devi evitare di darlo mezzogiorno, a luna, devi scegliere di darlo magari nel tardo pomeriggio, a sole basso, oppure la mattina presto, che ovviamente ha bisogno della foglia asciutta. Allora, ciao Fabio, per irrigazione da 1:30 per zona, meglio fare 30 minuti per zona alternati per arrivare a 1:30? Guarda, allora, intanto ti ringrazio per la domanda, perché è una interessantissima domanda. La mia risposta è: se da un punto di vista teorico l'equilibrio idraulico liquido irriguo è uguale, da un punto di vista, secondo me, dell'irrigazione estiva potrebbe non andare bene. Ti spiego perché. È sempre meglio fare il turno irriguo quando è possibile in tutta la sua interezza, ovviamente se utilizzi degli irrigatori che non danno più acqua di quella che, che il terreno è capace di assorbire. Cioè, se si creano ruscellamenti, sei obbligato, Nicola, a fare questa strategia. Viceversa, se i tuoi irrigatori hanno una portata d'acqua inferiore alla capacità di assorbimento del terreno, invece è preferibile fare il turno irriguo nella sua completezza. Per quale motivo? Perché l'acqua gravitazionalmente scende in profondità e quando si crea una bella colonnina d'acqua, toglie tutta l'anidride carbonica che c'è all'interno del terreno, che poi viene riempita da aria fresca. Quindi solitamente per una migliore efficacia di irrigazione, finché l'acqua arrivi bene in profondità, perché il rischio è che se fai delle piccole irrigazioni che per l'evaporazione dell'acqua sia eccessiva e quindi ti tocchi che tu non riesca ad irrigare fino in profondità. Bene ragazzi, chiudiamo con l'ultima domanda, bella lunga, che mettiamo in sovraimpressione di Andrea Moroni, il quale mi scrive: in queste settimane ho dato in seguenza Vigor Liquid, quindi ha fatto un trattamento di ripristino della sostanza organica nel terreno, Summer Kale, Always Pre-Stress, ha fatto veramente un filotto, ha dato sostanza organica, concimazione potassica, idrolizzati proteici e le fantastiche alghe brune alias Pre-Stress. Ora, conviene fare un trattamento con Pregade o posso evitarlo? Ho visto che le dosi sono in grammi, non in millilitri. A quanto corrisponde in millilitri, corrisponde un grammo. Allora, cioè qua c'è un po' di confusione e ho detto ai ragazzi di mettere a posto tutte quante le schede in Vesprato. E caro Andrea, ti ringrazio della domanda. Allora, laddove il peso specifico, molto spesso il peso specifico è uguale a 1, quindi millilitri e grammi sono parecchio simili. Per quanto riguarda invece l'evitare il Pregade, la risposta è no. Ma perché? Non è perché ti voglio per forza di cose. Il Pregade che cos'è? Per i pollicioni verdi che sono ancora collegati, 43 persone che sono ancora collegate a questa diretta. È un fosfito di potassio. Quindi a cosa serve il fosfito di potassio? Non è dare il potassio al prato. Okay? Il fosfito di potassio è un induttore di resistenza. Cioè stimola le risposte della pianta nei confronti delle patologie fungine, ok? Quindi tutti i trattamenti che tu hai fatto sono trattamenti nutritivi del terreno, nutritivi della pianta, il Summer Kale, stimolatori del metabolismo, l'Always, e facilitatori della traslocazione, della distribuzione degli elementi nutritivi e della sintesi delle alghe. Il fosfato di potassio lavora su un campo d'azione completamente diverso, ok? Lavora sull'induzione di resistenza, cioè sul fatto che la pianta a cui noi gli diamo il nostro bel Pregade risponde creando delle sostanze al suo interno capaci di tenere a distanza o essere addirittura tossiche nei confronti di alcune patologie fungine. Siccome il Pregade, cioè il fosfito di potassio, è un prodotto che ha
una potenza contro la malattia in assoluto più bastarda dell'estate, che è il Pythium o Pythium, che dir si voglia, ecco che saltare questo tipo di cosa, soprattutto se non ha intenzione di dare il fighter, cioè il Bacillus subtilis, un altro elemento di cui comunque domani sera magari faremo qualche accenno. Ragazzi, sono le 9, ringrazio tutte le persone che sono ancora collegate in questa diretta un po' così di test, però spero che sia stata comunque interessante. Ti ricordo che nella descrizione di questa diretta trovi un link di approfondimento per quanto riguarda tutte le tecniche per tenere distanti gli insetti. Eccolo qua, un maggiorino, è arrivato finalmente un maggiorino, per tenere a distanza le larve, per tenere a distanza i prodotti, per fare la repellenza, troverai tutto quanto. Bene, vi saluto, ti saluto, un buon domenica sera, ci vediamo domani sera di nuovo in diretta. Ovviamente ti ricordo che cercheremo di fare la diretta giusta su YouTube e su Facebook in contemporanea. Quindi ci vediamo, pollicioni verdi, domani sera. Vediamo se riesco qui a bloccare. Ciao.